E qui, ma questo perché sta al fuoco? Non va al sole l'ibiscus. Mettiamolo qui, eccolo qua, e altre piantine che poi andremo a mettere bene nelle cose che abbiamo. Ti odio, ti odio, sta male. Ti odio. Ma come hai fatto a non vedere? Non ti ho visto. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere il mio giardino segreto. Un momento, un momento. Come faccio a passare? Dai, da Luca, ma sto facendo anche prima. Mi avevi detto. Aspetta. Viene a piovere tra un po'. È se vero, non mi alle 4. Alle 4. Volevo precisare, non è che hai scelto solo te queste piante perché hai detto il mio giardino segreto. Sì, ma cosa hai scelto tu? Io allora ho scelto le cose più utili, tipo la menta per fare il mojito. Sì. Com'è che si chiama questo? Ah, il rosmarino. Il rosmarino per fare le grigliate. Quindi grigliate, mojito, origano, sì, sempre per accompagnare magari sei la mozzarella, sì, quelle cose, e i pomodori. Marta, è pronto? Buona! Volevo farvi vedere che cosa si mangia Marta. Pasta ai piselli. È una pasta di farina di piselli, quindi non ci sono carboidrati. Ha un odore orrendo, raga. Non è vero. Mi stai bugiando. Perché c'è qui il cambaia? Perché ha fame, ogni volta che gli faccio qualcosa devi rompere occhi. Guarda come litigano quei due, basta! Cos'è sta storia? Stai diventando prepotente? Queen, ti ho già dato del cibo! Perché dovete litigare? Scusa. Ancora con questa storia? Te l'ho già dato il cibo, cosa vuoi? Ho preso tanti fiori e poi vabbè Luca ha preso delle spezie, ho preso tantissimi vasi, guardate quanti ne ho presi per... Ho voluto fare solamente cose bianche e tipo similterra. Ovviamente non potevano mancare i miei fiori preferiti, le margherite. I pomodori, che sono questi, sono i ciliegini. Secondo me tutte le persone ci diranno, ma è piccolo quel vaso! Veramente? Secondo me sì. Però vabbè, vabbè, vediamo. Tanto così. E poi li togliamo e li facciamo, ripiantiamo. So che è traumatico per le piante, però vabbè. Metteremo le bacchette. Certo che noi con quelle dei cinesi, vabbè. Sono le bacchette per mangiare sushi con cui terremo su la pianticella. Guarda quanti devono uscire. Sono tutti sotto, lo vedi questo? Questi li metti tutti qua dentro perché sono la stessa specie? Stessa specie. Che sono giallo. Questo qua che colore è? È viola. È un rosso. È un viola. Un rosso, un giallo e un bianco. Ma come lo metti? Fai una bandiera di qualcosa? No, metto il bianco, rosa e giallo. Per quante radici? E queste sono quelle che ha appena fatto. Andremo prima di tutto a salvare questa. Ha tipo 4 anni e non so cosa le è successo perché come vedete la terra si è indurita. Ma è uguale a questa che fa un fiore bianco tipo campanella. La possiamo ancora salvare. Appena salvata, speriamo che si riprenda. Guarda che bello che quella lì stava morendo. Ah, è vero, belle. Mi piace tantissimo fare il giardinaggio. Ho messo già qui giù le due pianticelle che ho già fatto. Qui ho messo anche un vaso bianco, ma poi vedrete la parte finale dove vi faccio vedere come ho allestito il tutto. Speriamo che venga bene. Sta per venire a piovere, ma dai Luma, una cosa che voglio fare io. Dobbiamo spostare le piante al sicuro perché se viene giù acqua pesante te le rovina tutte. Infatti, perché mettiamo sono ancora piccoline, qual è il problema? Guarda, cosa stai facendo? Ciao ragazzi, nuovo giorno, per fortuna senza pioggia. Guardate, fai vedere dietro che ho fatto delle cosine carine. Queen, levati che c'ho lo sparafoglie. Voglio ripulire tutto con lo sparafoglie. Perché vedi qua, tutto sparo. Stai ridendo. Mi tira indietro tanto che è forte, Gu. Io devo fare il video. Che cosa è successo qua? Sbagliato, mi è caduto. I vasi sono là sopra, non sono la terra. Lo so, ma mi è caduta tutta la terra, la sto raccogliendo. Guardate le radici, raga, come fanno. Sì, Queen, ciao. Bacini, bacini. Comunque questi vasi sono stupendi. Ma mio padre chiama mia madre. Marianna, Marianna, corri sul terrazzo. Guarda che bel fiore che è uscito.
guarda, un fiore bellissimo. E dice, wow, che bello, finalmente ti è uscito un bel fiore, gli dice mia madre a mio padre. Scopri, vanno su internet e vedono che era una pianta a doppio. Ma come? E come ci è finita lì? Qualche seme volando, sai, per la cosa. Quando siamo andati a Genova, se vi ricordate, ci hanno fatto fare il pesto con il basilico qui da Creativando. Ci hanno dato i semini, guardate che carini. Ecco qua. Così. La girella. Ma dai, ma che bello! Ma hai intenzione di farli così i vasi, sì, tutti? Sì. Ma va, troppo bello sto vaso, ti giuro. Anche guarda, sta pianta. Guarda come ci sta bella la girella. Mi raccomando. Vado? Sì, vai. Luca, Luca! Luca! L'hai fatta apposta? Me l'hai data la pompa in mano e guarda. E perché fai così? Vai! Vai, go! Vai, go! No. Dai, dai, faccio il tavolo. Giuro, faccio il tavolo, guarda. Mettiamo le macchine fuori. Vai! Vai, con le macchine fuori. No, le piante stanno andando bellissimo, vai. Mettilo lì. Dietro, dietro. Che giornata, raga! Quindi dobbiamo mettere le piante là. Sì. Il rosmarino. La girella. Ne vogliamo parlare? Op, la pomodori e anche di qui. Ultimo ma non ultimo, un altro geranio. Aspetta. Quali vasi? Ah sì, bello, qua ci ho messo il basilico, Lu. A me piace vedere tutti i vasi messi assieme. La mia pianta preferita, le margherite. Sempre nel vaso quello bello, c'è guardate. C'è il uccellino. Claro. Così, aspetta che lo giro. Welcome! Ho, ho, ho. Questa qui grossa? Qua? Sì, tra la vespa e il tavolo, no? Pianta giapponese. Ti presento il mio amico Bruco. Sembra che ti stesse salutando. Non è meglio nell'altra finestra perché così mi sembra un po' vuota perché questa. Tanto le devo annaffiare. Sì, bellissimo, è uscito esatto. Benissimo. Ragazzi, sono sporca di terra da tutte le parti. Ricordate di mettere un pollicino su, fatemi sapere se vi piace il mio giardino segreto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!